i piani strategici di Toscana Aeroporti, come erano, restano. Il piano non è stato, noi non siamo stati interlocutori del piano, per quello che ci risulta coincido per quello che sento con la posizione del Presidente dell'ENAC, che mi sembra non gli abbia dato nessun peso e rilevanza in termini di prospettiva. Rimangono i piani di crescita e di sviluppo per Pisa, che in termini di interventi ha un master plan già approvato all'inizio dei lavori preliminari in corso e che prima dell'estate prossima inizierà i lavori di ampliamento del terminal così come annunciato e previsto. Non cambierà assolutamente niente. Il percorso che ha detto il Presidente per quanto riguarda l'approvazione degli interventi della nuova pista, del nuovo terminal di Firenze, quando si concluderà partiranno gli interventi. Cioè dal nostro punto di vista non è cambiato niente, è il sistema che noi gestiamo. Toscana Aeroporti gestisce un sistema fra due aeroporti con specializzazioni e logistiche diverse, ma noi non abbiamo mai dato prevalenza a uno oppure all'altro.